per me è una famiglia, è come se fosse una seconda famiglia. Per farvi sentire sempre a loro agio. Per dargli più una vita diversa. Si è tenuta la consueta festa di fine estate alla struttura psichiatrica Maria Santissima dell'Arco di Lago Patria. Come ogni anno, questo rappresenta un momento aggregativo, nonché una importante strada terapeutica per gli ospiti della struttura, che oltre a divertirsi con i loro cantanti preferiti, balli e buon cibo, allestiscono il giardino e preparano momenti di intrattenimento per amici e familiari. Per valorizzare questo modo di impostare l'attività didattica e terapeutica che questi momenti possono avere per questi pazienti, credo che sia proprio la strada più giusta, più indicata. La struttura gestita dalla signora Pina Riccio rappresenta un punto di riferimento importante per i pazienti che vengono accolti da un team di professionisti. Allora, noi facciamo riabilitazione, assistenza infermieristica, è un'attività che va avanti da diversi anni. L'obiettivo è dar loro una vita completa e piena d'amore. Per dargli più una vita diversa di quelle che facevano per la strada, alcuni perché vengono dalla strada, alcuni che stavano a casa, quindi qua stanno come se fossero a casa loro. Una serata all'insegna della spensieratezza, musica, intrattenimento, live cooking e una serata indimenticabile. Noi a fine anno ai nostri ospiti facciamo la festa di fine anno per chiudere, diciamo, l'estate. Quindi questa serata è dedicata a loro, pazienti della struttura, i familiari che sono propensi a partecipare. Oltre a questo, diciamo, loro passano una serata diversamente con cantanti, canzoni napoletane che piacciono a loro. Prima di tutto un forte applauso alla struttura che ha organizzato questa splendida serata, ci dà la possibilità di divertirci a tutti noi. E loro comunque si divertono, cerchiamo di non farli sentire, diciamo, tristi.